Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Un paio di settimane fa abbiamo visto assieme il concetto di tiri coperti, tiri scoperti e di come ci possano essere delle informazioni che, se date ai giocatori, invece di aumentare le loro conoscenze del gioco, rischiano di diminuirle, rendendo tutta la descrizione del master fondamentalmente inutile. Stiamo parlando del concetto di tiri coperti e tiri scoperti, cioè se i giocatori debbano o non debbano sapere qual è il risultato della loro prova prima di sapere se la prova è riuscita o fallita. Per chi si fosse perso il video, ve lo lascio qua su, andate a recuperarlo perché questa sarà la seconda parte sempre sullo stesso argomento. Come avevo detto in quel video, ci sono degli elementi oggettivi di cui abbiamo già discusso, ma in realtà se applicare o meno questa tecnica e quando applicarla non è tanto una questione di efficienza o di teoria del masteraggio, ma rientra molto nel gusto personale e in base a che cosa voi state cercando di ottenere in una determinata scena di una determinata quest. Quindi, se nel video precedente abbiamo parlato della teoria generale, questa settimana ci concentriamo in realtà sul discorso dell'opinione personale. Però, dato che l'opinione personale mia è comunque un'opinione, quindi vale come quella di chiunque altro abbia un'opinione e un minimo di formazione nell'ante del masteraggio, questa settimana lo faremo con l'aiuto di una serie di ospiti. La prima cosa da dire, e voglio che sia estremamente chiara, e in questo ci aiuterà un commento di Jack, di un canale di ruolo, sono dei colleghi youtuber, piuttosto vi lascio il link al loro canale sotto in descrizione, è che non c'è una risposta corretta alla domanda se si debbano o non si debbano utilizzare i tiri coperti. Fondamentalmente non c'è un momento giusto o sbagliato per farlo, a seconda del momento potrebbe essere più o meno conveniente coprire il tiro o meno. Ovviamente però questa è una di quelle responsabilità che ricade sulle spalle del master, e lui a dover decidere se coprire un tiro o meno in base alla storia che sta giocando, al regolamento che sta usando e anche al gruppo di gioco all'interno di cui sta giocando. Di conseguenza, per aiutarvi a ragionare se la questione è un problema per voi o meno e quale sia la soluzione migliore per il vostro gruppo di gioco, questa settimana mi sono fatto aiutare dai vari membri del gruppo Discord del Master Kai, e quindi, dato che tutto questo rientra nelle opinioni, vediamo quali sono le opinioni in merito della community del Master Kai. Vabbè, mi chiamo Ivan, ringrazio intanto il Master Kai e il suo canale per avermi dato questa possibilità di raccontare la mia piccola esperienza riguardo al tema dei tiri di dado coperti o scoperti e il fatto di lasciare che sia il DM a tirare alcune prove per i giocatori. Io personalmente ho sempre lasciato tirare i giocatori senza comunicare ovviamente loro la classe difficoltà, inizialmente per inesperienza, poi per pigrizia o anche per le troppe cose da dover tenere sott'occhio da master. Se devo fare io i tiri per i giocatori, devo conoscere i modificatori di ciascun personaggio. Da master ho già abbastanza tante cose da tenere sotto controllo, e tenere anche quelli, anche no, chiedere anche ai giocatori ogni volta il loro modificatore sulla tal prova vuol dire comunque metterli in allerta, fargli fare pensieri,
e farebbero comunque di conseguenza del metagioco. Qualsiasi cosa io dica, non sapranno mai per certo cosa c'è oltre la prova o la sfida, fino a che non agiscono e non ci vanno incontro in base alle informazioni che do loro. Come dice anche il CAE, il Master CAE, l'informazione che viene fornita può essere nello stesso momento sia vera che falsa, fino a che non vanno proprio a scoprirlo e non ci vanno incontro. Anche con un dado da 20, con un 20, scusate, con un 20 sul dado c'è sempre una seppur minima possibilità di fallire la prova, e anche l'ignorante barbaro ci ha insegnato che anche con un 2 sul dado si può comunque colpire la creatura. In tutta onestà non nascondo che tutto sommato non mi dispiace nemmeno questo sistema, lascio tutto, come credo sia giusto anche da gioco, lasciare tutto nelle mani dei giocatori. In fondo sono i loro personaggi, o meglio, i loro giocatori tramite i loro personaggi a scegliere le azioni, come fare, come agire e dove indirizzare la storia. Che io tiri di nascosto e lasci fare, o lo lasci fare a loro, comunque siamo al tavolo per divertirci. Se vogliono farsi mille ipotesi e filmini su quello che potrebbe esserci oltre al risultato del dado e oltre a quello che io dico, lo facciano pure. Se vogliono invece ruolare il personaggio in base alle informazioni che ha ricevuto e non sul numero di dado, tanto meglio. Ecco, questo è il mio pensiero e la mia esperienza. Grazie a tutti. Salve a tutti, sono Master Etilico, o Metilico per gli amici. Sono stato invocato dai grandi poteri del Master Kai per portare i benefici dell'uso dell'alcol a questo canale. Nel mio sobrio modo di vedere, l'uso del tiro del dado, coperto o scoperto, dipende dal tipo di esperienza che si vuole avere in gioco, o comunque dalla quantità di alcol disponibile al tavolo. Quando voglio marcare il lato esplorativo di un'avventura con mostri o località sconosciute ai personaggi, trovo che l'uso del tiro coperto sia di aiuto nel tenere alta l'attenzione dei giocatori, perché l'unico modo che loro hanno a disposizione per conoscere le informazioni che gli necessitano sarà tramite quello che il proprio personaggio riesce effettivamente a percepire, evitando di venire quindi distratti da quanto il giocatore potrebbe dedurre dal tiro del dado. Questo, a mio avviso, aiuta a mantenere viva una certa tensione e a rendere più interessante, la scoperta degli elementi narrativi che avete avuto cura di inserire nell'avventura. Inoltre, è totalmente trasparente ai giocatori, i quali saranno chiamati semplicemente a fare qualche tiro in meno. Cosa succede in pratica? Semplicemente chiedo al giocatore il modificatore del suo personaggio a quella data situazione ed effettuo il tiro coperto per il suo personaggio. A questo punto espongo qual è la situazione che si viene a svolgere, quello che succede, senza però esplicitare se il tiro ha avuto successo o meno. In termini narrativi non cambia nulla, la scena avrà il suo normale svolgimento, ma il giocatore sarà facilitato nel focalizzarsi sull'interpretazione del proprio personaggio e su quello che viene esplicitamente esposto in gioco. Quindi non potrà dedurre niente dal tiro del dado. Ovviamente si può usare il tiro coperto anche nei combattimenti, ad esempio quando si vuole rendere più avvincente uno scontro con avversari sconosciuti ai giocatori, evitando che ne vengano dedotte le caratteristiche dai successi o dagli insuccessi. Questo permetterà di tenere più alta la tensione anche quando le minacce non sono poi così pericolose. In generale si può usare il concetto di copertura non solo al tiro del dado, ma anche ai valori di caratteristica dei mostri, dei nemici, alla loro classe di armatura, alle difficoltà di una prova e in generale a tutte quelle informazioni che non sono pertinenti al personaggio, semplicemente non esplicitandole durante il gioco. Ovviamente tutto questo deve avvenire rispettando il patto sociale con i giocatori, ovvero evitando di barare, forzando un tiro, un risultato. Riassumendo, il tiro scoperto permette al giocatore, spesso involontariamente, di venire a conoscenza di informazioni sconosciute al proprio personaggio, trovandosi poi a doversi sforzare per ignorarle al fine di mantenere la coerenza durante il gioco. Non tutti i giocatori, specialmente quelli alle prime armi, riescono facilmente ad ignorare queste informazioni dedotte dal tiro del dado, una volta che ne sono venuti a conoscenza. Spesso
Se avete questo problema al tavolo, non usate il tiro scoperto. Il tiro coperto invece evita che il giocatore possa ottenere una conoscenza dedotta dal lancio del dado e gli permette di immergersi con più continuità nell'avventura e nell'interpretazione del proprio personaggio. Il mio consiglio quindi è quello di usare il tiro coperto quando pensate che possa servire a rendere più interessante l'esperienza del gioco e a facilitare i giocatori. Non usatelo invece quando pensate che possa rendere tutto più complicato, rallentando le dinamiche al tavolo o rendendole più complesse o macchinose. E questo poi dipende dalla vostra anche capacità di realizzare il tiro coperto. Si può tirare coperto nascondendo il tiro dato con la mano, dietro uno screen del master o quant'altro. Oppure non usatelo quando avete timore di togliere qualcosa ai giocatori e che di questa mancanza, tra virgolette, possano rimanerne scontenti. Per me è tutto. Un saluto a tutti da Master Etilico. Ciao a tutti, sono Mattia, master da 10 anni ormai praticamente, tutte quante le versioni di D&D, compreso Pathfinder, provando Pathfinder 2 e un po' di altri giochi di ruolo, anche PPTA, e il Master Kai mi ha chiesto di dare un breve parere sui tiri coperti e scoperti. Cosa posso dire al riguardo? Allora, sicuramente io li tiro coperti, nel senso che ritengo, come dire, che diano uno strumento al master per gestire la narrativa. Chi normalmente parte con i tiri scoperti dice, o meglio, una delle opinioni che ho sentito in merito è, si deve accettare quello che viene nel dado. E da questo creare la storia. Io non sono parzialmente a favore di questa cosa, preferisco molto di più che la storia, come nei romanzi, sia pensata e preparata in qualche modo, non totalmente. Ci sta che i giocatori abbiano la loro parte creativa, ma ci sta anche che alcuni punti non siano determinati dai giocatori, ma dal master e dalla sua storia. Il che significa ovviamente che su questi punti qui non va bene il dado randomico, perché la storia voglio che sia costruita in un certo modo. A prescindere da questo, comunque, c'è anche un altro punto, cioè il divertimento. C'è a chi piace, a chi diverte il fatto che si accetti quello che viene il dado, qualsiasi cosa esso sia, e c'è invece chi usa questo modo di non truccare, il termine è sbagliato, di manipolare il dado in qualche modo come strumento al servizio del divertimento di tutti quanti. Quando uno scontro va male, quando c'è un momento di tensione narrativa in cui i giocatori non dovrebbero essere coinvolti, non dovrebbero essere, come dire, o consapevoli del risultato, oppure le cose stanno andando male o stanno andando troppo bene, quindi le cose sono troppo facili o troppo difficili, ecco che il dado coperto è uno strumento per il master, uno strumento proprio al pari del manuale, essenzialmente. In alcuni sistemi, mi viene in mente Pathfinder 2 e forse anche Pathfinder 1, ci sono proprio alcune cose che ti dicono questi tiri falli coperti, perché i giocatori non devono rendersi conto del risultato. E così non posso usarli per fare metagame, la classica, tirando due di dado per strappare trappole su una porta o una porta segreta, l'informazione è palese che sia falsata. Quindi in quei casi lì è meglio. Un caso che serve molto è durante gli scontri. Durante gli scontri, truccare un tiro di dado, in qualche modo, è uno strumento utile per aumentare la tensione quando desiderato, oppure per abbassare il peso sui giocatori, sui personaggi, scusate, quando le cose vanno eccessivamente male. E quindi questa è la mia opinione. Poi chiaramente ciascuno è libero di dire la propria, ma io nelle mie campagne faccio così. Ecco, ringrazio tutti quanti, vi consiglio di guardare questi video perché sono molto fighi e ci vediamo alla prossima, magari. Salve a tutti, io sono Carisma20, ho Mello Mielkill sui social.
Ringrazio il Master Kai per lo spazio che mi ha concesso su questo canale. Di base, quello che ho potuto notare è che la maggior parte dei master e dei giocatori prediligono l'utilizzo dei tiri scoperti. Questo è venuto fuori sia discutendone non soltanto sul server Discord del Master, ma anche su eventuali gruppi Facebook dedicati al gioco di ruolo, ma anche su quei canali YouTube che utilizzano il gioco di ruolo impostandolo come uno show. Lì spesso i tiri vengono tirati dai giocatori e viene fatto in modo che vengano visti anche dagli spettatori. Personalmente tiro la maggior parte dei miei tiri coperti per due principali motivi. Il primo, quello più importante per me, è la comodità. Nel senso, gioco spesso dal vivo con amici e, essendo seduto al tavolo, a capotavola, e utilizzando uno schermo del master, il quale occupa tutta la lunghezza del tavolo fondamentalmente, tirare oltre lo schermo per far vedere i miei tiri è quanto di più scomodo ci possa essere. In realtà poi mi capita di andare in giro per la stanza narrando la situazione e in quei casi tiro anche oltre lo schermo perché sono in giro per la stanza, sono intorno al tavolo e non importa quale sia il punto in cui io vado a tirare. Se mi trovo nella mia postazione, però, a capo tavolo appunto, tendo a tirare sempre dietro lo schermo per una semplice questione di comodità. La seconda questione è un discorso di gioco proprio. Il motivo è che spesso mi è capitato di avere a che fare con situazioni in cui i miei giocatori sono stati funestati da una serie di sfighe con i dadi, mentre io ho avuto dei dadi molto fortunati. Mi è capitato, raramente, ma comunque succede, di mitigare dei tiri per evitare che il giocatore perdesse il personaggio. Nessuno vuole vedere il proprio personaggio morire, non tanto per questioni di decisioni errate, ma per pura e semplice sfiga. L'altra questione è che, come diceva il Master Kae, potresti fornire delle informazioni, ma mentre lui sostiene che le informazioni fornite possano essere irrilevanti in molti casi, io la vedo in maniera diversa. Nel senso, se il giocatore tira il dado scoperto, ha due informazioni. La prima è il dado, ovviamente, il risultato del dado. La seconda è ciò che gli viene detto dal master. In un tiro di diplomazia o percepire intenzioni, ad esempio, il tiro potrebbe essere estremamente utile per determinare la reazione del personaggio. Se, ad esempio, io ti dico che sei assolutamente sicuro di una determinata cosa, è probabile che il tiro del dado sia un 1 o un 20, ma nel caso di un tiro scoperto hai praticamente, in caso di fallimento, due informazioni che fanno a pugno tra di loro. Questo porta il giocatore a dover giocare al ribasso per quanto riguarda la reazione del suo personaggio, perché sa benissimo che sta andando, che sta facendo, che sta prendendo un granchio. La cosa viene non risolta completamente, ma mitigata con i tiri coperti, a mio modo di vedere, in quanto il giocatore non sa effettivamente cosa io abbia tirato o cosa il personaggio non giocante abbia tirato. Quindi tendo a mantenere una preferenza per i tiri coperti in modo da lasciare l'interpretazione del personaggio più genuina possibile. In realtà poi ci sarebbe molto altro da dire e molti altri esempi da fare, ma andrei a rubare troppo tempo al video, cosa che comunque ho già fatto. Quindi ringrazio il Master nuovamente per lo spazio concesso e saluto tutti voi. E per ultimo metto anche me stesso. Io fondamentalmente lascio scoperti tutti i tiri,
che riguardano il combattimento per principio. Io sono uno di quei master per cui quando inizia il combattimento si combatte. Se non volevi rischiare di perdere, non dovevi alzare le mani. Non è ipocrita che tu dici questo quando sei tu a inserire i combattimenti per i giocatori? Sì, lo è. Grazie per averlo notato. Tutto questo è fatto perché, personalmente, conoscendo i giocatori con cui gioco, anche solo il pensiero che il master potesse aver truccato i dadi per farli vincere o per farli perdere gli sarebbe del tutto odioso. In questo modo il problema non si pone neanche. I giocatori vedono esattamente quali sono i risultati che fanno i loro avversari. Se i loro avversari hanno fortuna o se i loro avversari non ce l'hanno, meglio o peggio per loro, è qualcosa che fondamentalmente io tolgo dal controllo del master. Lascio invece quasi sempre come tiri coperti tutti quei tiri che hanno a che fare con le interazioni sociali dei personaggi, quindi per esempio mentire a un personaggio o capire se un PNG ti sta mentendo, in modo che i giocatori non abbiano mai la certezza di quello che fanno. In quel caso o tiro io per loro o fondamentalmente, a seconda del tipo di manuale, non è sempre possibile, nascondo loro quale sia esattamente la soglia, che può essere la classe di difficoltà per D&D, i gradi di successo per Dark Heresy, dipende dal tipo di gioco. Però il giocatore magari può anche vedere quanto ha fatto, ma il range che doveva coprire può essere talmente variabile che quell'informazione è inutile. Un tiro incredibilmente alto, un tiro incredibilmente basso potrebbero aver avuto successo o fallito indipendentemente da qual è l'effettivo livello del personaggio, per dirla molto sbrigativamente alla D&D. Lascio poi coperti tutti quei tiri che hanno a che fare con la generazione degli eventi casuali. Io sono un master della vecchia scuola, quindi molto spesso nelle mie quest sono presenti tabelle sia per gli incontri che per i loot, ma anche per generare interi eventi di quest. Quegli eventi i giocatori sono informati che avverranno per motivi randomici, ma non sanno mai qual è il risultato del dado e quindi non potranno mai sapere che cosa li aspetta. A volte si può usare anche una variante di questo, cioè lasciare che i giocatori tirino magari anche loro stessi per generare l'evento casuale, ma fare in modo che i giocatori non abbiano la possibilità di accesso alla tabella con i risultati, in modo che non possano sapere a che cosa corrisponde quel tiro e quindi non possano prepararsi. Tutto questo è fatto proprio perché gli eventi casuali devono essere casuali, you don't say. Perderebbe di senso se i giocatori potessero prepararsi a un evento randomico che capita ai loro personaggi. Sono pensati per essere cose che colpiscano i giocatori in maniera inaspettata. Quindi l'unico modo per mantenere questa tensione è appunto quella di fare in modo che i giocatori non sappiano quello che sta per succedere. Per il resto, in realtà, tutti gli altri tiri li lascio quasi sempre scoperti, a meno di casi eccezionali, magari anche solo per mettere pathos. Succede delle volte che magari c'è un cambio di scena e dico al giocatore che il suo personaggio dovrà effettuare una prova, ma poi eseguo io la prova magari mentre c'è un'altra scena che sta venendo giocata, in modo che il tavolo abbia suspense, perché non sa che cosa sta succedendo all'altra parte, in questo caso sia a livello di personaggio ma anche a livello di giocatore. Questo almeno in teoria dovrebbe aiutare l'immedesimazione. Nulla di tutto questo sono concetti particolarmente avanzati, anzi, molti dei master che avete già sentito usano tecniche molto simili, in realtà sono modelli di gioco ampiamente diffusi. Non c'è bisogno di applicare chissà quale livello di complessità, dopotutto, come abbiamo detto, questa è
puramente una questione di gusto personale. Diciamo quindi che per questo video è tutto, il concetto è stato chiarito, dovete essere voi a riflettere su che cosa preferite e non potete aspettarvi che ci sia qualcuno che lo faccia per voi. Considerate anche che ci sono alcuni regolamenti che specificano proprio se un tiro debba essere coperto o scoperto, mentre altri lasciano totalmente alla discrezione del tavolo. Quindi anche all'interno dello stesso game design non c'è un'opinione chiara in materia. Questo però non vuol dire che le opinioni non contano, anzi abbiamo sentito le opinioni della community, adesso è il vostro momento. Scrivetemi qui sotto qual è la vostra opinione in materia e perché. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi, attaccate la campanella se volete ricevere notifiche. Tra l'altro abbiamo raggiunto i 1000 iscritti nel momento in cui sto registrando. Probabilmente ora che voi vedete il video si saranno già abbassati. Se avete domande, dubbi o perplessità, scriveteli in un commento qui sotto. Nella descrizione trovate anche i link del server di Discord, del gruppo di Telegram, se volete unirvi al resto della community. Io sono il Master Kae e noi ci vediamo nel prossimo video.